qui a San Lorenzo a trovare gli amici, vedo anche il questore. Abbiamo avuto un'ottima discussione l'altra volta che mi è molto, così, molto mi è rimasto stasera molto impresso. È un po' raffreddato. Quindi, fortunatamente, quindi fortunato no, possiamo godere. No, scherzo, chiaramente. Parlare dell'industrializzazione del Regno di Napoli, del Regno delle Due Sicilie, meglio, è un qualcosa di molto impegnativo. Poi farlo in poco tempo diventa ancora più impegnativo, però cercheremo di mettere un po' i cosiddetti puntini su lei per quel che riguarda alcune cose. Gran parte qualcosa è già stato detto, si è nominato Pietrarsa, ma si potrebbe nominare Moggiana, si potrebbe nominare Castellammare di Stabia, si potrebbe nominare Piedimonte Matese qui vicino, si potrebbe nominare Teano, si potrebbe nominare tanto dato Val di Comino, dove c'erano le bighiere di Timotite, si potrebbe nominare la Valle dell'Iri, la media Valle dell'Iri, con Soro, Arpino, Isoaliri e quant'altro, quindi ladifici e cartiere. Però la domanda che ci si potrebbe rivolgere è la seguente. Ma nei libri di testo, di quelli scritti che sono molto cari alla vulgata storiografica dominante, c'è scritto, senza tanti infringimenti, che lo sviluppo industriale del Regno delle Due Sicilie era a macchia di leopardo, no? Su tutti i testi, ricordo quelli che ho studiato io, ma quelli che si possono leggere comunemente. Che significa a macchia di leopardo? Significa che in alcuni posti c'era qualche eccellenza, in altri posti no. E beh, signori miei, invece non è così. Non è così, perché poi quando si fanno le statistiche bisogna rifarsi ai numeri. E i numeri possono piacere o possono non piacere. Vanno alla loro asciuttezza, quindi sono numeri e in quanto tali non vanno contestati. Io proprio venendo qui mi sono andato a rispolverare un vecchio saggio che avevo fatto nel 2012, perdonatemi l'autocitazione, però si parlava proprio di questo, e mi sono andato a rivedere queste famose statistiche. Allora, intorno al 1860, però sia prima del processo che portò poi all'unificazione del nostro paese, nel Regno delle Due Sicilie gli addetti alle industrie erano 195.000. Potrebbe essere un numero anche oggi forse molto limitato, ma allora non lo era, perché corrispondeva al 6% della popolazione attiva, ovvero sia chi lavorava, il 6% di chi lavorava, questi 195 costituivano il 6% di chi lavorava. Ci hanno anche insegnato, ci hanno anche fatto, cercato di far capire che nel settentrione le cose andavano in maniera enormemente diversa. Ebbene, sapete quant'era la percentuale di lavoratori nell'industria? Allora li chiamavano i lavorieri nell'industria nel 1860? Del 7,5. Quindi 6% nel Regno di Sicilia, 7,5% nel progredito Regno di Sardegna. Andiamo alla terra di lavoro, che è stata la provincia che ci ha, anche qui era terra di lavoro, quindi diciamo che il capoluogo era Caserta, era capoluogo sia per voi che state qui vicino a Benevento, ma anche per noi che siamo più vicini a Cassino, Soro e quant'altro. Ebbene, la percentuale della popolazione che lavorava nell'industria sale addirittura al 10,5, quindi era molto di più della media nazionale, ma anche molto di più di quei dati del Piemonte. L'alta terra di lavoro è considerata la parte, diciamo, più progredita dal punto di vista industriale dell'ex Regno delle Due Sicilie. Oggi qualcuno si scomoda dicendo era il nord del sud, era la Brianza del meridione, chi più ne ha più ne mette, insomma la fantasia poi non ha limiti. Fatto sta che lì c'erano ladifici soprattutto e cartiere e ladifici, che erano tra le fabbriche più progredite dell'intero continente europeo. Tra le 6 fabbriche più progredite del Regno di Napoli, 4 erano di Isoaliri, ed erano cartiere e ladifici. Brevissimi esempi. Il ladificio Zino di Isoaliri produceva il cosiddetto panno rubio, che era il panno con cui si realizzavano i vestiti rossi, i pantaloni dell'esercito. La cartiera del Fibreno, del Conte Lefebvre, che a quell'epoca dava impiego a 500 persone,
500, quindi una fabbrica impiega 500 persone, non so se. Quindi se vogliamo 500 famiglie moltiplicando per 2, per 3, vediamo un po' insomma con dove arriviamo. Produceva la carta su cui veniva stampato il Daily Telegraph, che era uno dei giornali inglesi, ma non solo inglesi, più famosi dell'Europa. Poi c'è un caso particolare, Arpino è la città che ha dato i natali, tra le altre, anche al grandissimo Marco Tullio Cicerone, no? E beh, oggi Arpino è la cittadina che arranca sui 7-8 mila abitanti. Ebbene, prima dell'unità d'Italia, questo piccolo centro, arroccato su di un copuzzolo, aveva 25 fabbriche grosse, erano tutte fabbriche di panni di vano, 25 fabbriche grosse, 57 di media dimensione e innumerevoli aziende familiari. Lavoravano nella sola Arpino 7.000 persone. A un certo punto, intorno al 1850, Arpino fa più abitanti di Caserta, che era la capitale, era il capoluogo della provincia di Terra di Lavoro. E anche questi sono numeri. Nel 1850 Arpino aveva 12.699 abitanti, Caserta 10.845, per far capire come era diffuso questo processo industriale. Chiaramente queste industrie, non solo quelle della Media Valle del Lino, ma anche tutte quelle del Regno, ebbero una prosperità soprattutto durante il lunghissimo regno di Ferdinando II di Borbone. Nel 1831 Ferdinando II addirittura emette una circolare, questa può sembrare una cosa curiosa, ma che dimostra l'attenzione con la quale la casa regnante borbonica pensava all'industrializzazione del Regno. Emette una circolare in cui non obbliga, ma consigliava ai dipendenti statali, ai dipendenti pubblici, di indossare vestiti esclusivamente, vestiti che venivano confezionati nel regno. È inutile dire che questo consiglio, più delle volte, Accolto. venne seguito. Quindi, e poi c'era un altro fenomeno, che era il fenomeno dell'immigrazione, però che era in senso contrario. Dopo l'unità d'Italia c'è l'immigrazione dal sud, dal nord. Usiamo questi termini per convenzione, altrimenti non ci capiamo. Prima era tutto il contrario, dal nord venivano al sud, venivano soprattutto operai specializzati, capomastri, anche dall'Inghilterra, dalla Francia. Quindi era una situazione completamente diversa di quella che si ritroverà poi a Svizzera. 20-30 anni, 30 anni dopo. Si è parlato dello spirito pubblico, diceva anche il presidente Saltarello. Nel 1837 c'è il primo sciopero di cui si ha notizia nel Regno di Napoli ed accade ad Isola del Lido. Primo sciopero in cui i lavoratori, come diceva Peppe prima, protestavano per le condizioni in cui lavoravano, che, signori miei, non erano certo idilliaci, si lavorava dalle 10-12 ore al giorno, ma neanche a Torino, a Manchester erano idilliaci, per cui quindi questo sia ben chiaro. Nel 1852 c'è quell'episodio di natura luddista di cui ha parlato Claudio Saltarelli, alcuni operai dell'edificio Bossinelli gettano nel fiume Liri un macchinario che si chiamava il Lupo, che era una sorta di selezionatore delle lane che avrebbe preso il posto di 30 operai. Temendo che ci fosse una contrazione dell'occupazione, quindi un licenziamento, questi operai che fanno, caro Peppe? Io ci vedo bene, cioè come agitatore di quella sommossa. Cioè, prendono questo macchinario e lo buttano nel fiume. Polsinelli, ti interrompo, no? L'automazione non è sempre sintomo, non è sempre, detto in un minuto, non è sempre sintomo di progresso. di progresso, ma è sottrazione di lavoro. Sì, ma Ecco qua. E questo adesso senti come è andata a finire. Se no mi chiama tamburo elettronico. Magari c'è neanche più uno che suona tamburo elettronico. Comunque, questi 200 operai vengono incriminati e Polsinelli, che è il proprietario, chiude la fabbrica. Potrebbe essere finita qui. Invece, da parte Reggia, il vicintendente di Sora inizia un'indagine per vedere le cose come erano andate veramente a finire. Si viene a sapere che il figlio di questo del direttore della fabbrica, che era un belga, aveva così istigato gli operai che questi si erano così girati e avevano pigliato queste macchine e le avevano buttate. Sapete come va a finire? Va a finire che gli operai vengono scarcerati. La fabbrica riapre e in prigione ci finisce il figlio del direttore.
Quindi quella famosa giustizia obbrobriosa, quella negazione di Dio di cui parla Lord Gladstone, che riferendosi alla situazione del regno, insomma, è un po' da riconsiderare, da riconsiderare. Io mi sono pigliato alcuni appunti proprio per non essere troppo lungo. Dopo l'unità d'Italia, cosa succede? Succede che c'è il crollo. C'è il crollo di queste aziende. Crollano prima, per primi, l'edifici e poi, in rabbia successione, anche le cartiere. Perché c'è questo crollo? Perché si passa da un regime protezionistico, che era quello borbonico, ad un regime assolutamente liberale, quindi dove non c'era concorrenza. Basti pensare che la tariffa doganale borbonica era del 3,5%, tra le più basse d'Europa. La tariffa piemontese invece era tra le più alte d'Europa, era il 12%. Inserendo la tariffa doganale così elevata, le merci del Regno di Napoli si trovarono senza protezione, senza lo scudo protezionista, e quindi i mercati crollarono, le fabbriche chiusero, e quindi con tutto quello che si può immaginare. Peccato però che nel 1880, ecco la famosa politica dei pesi, dei due pesi e delle due misure, quando nel 1880 o giù di lì si trattò di prendere posizione nei confronti dei prodotti dei latifici del Biellese, che guarda caso prendono a svilupparsi dopo la chiusura dei latifici della media valle dell'Liri, e sapete perché si sviluppano? Perché gran parte di quei macchinari vengono fisicamente prelevati e portati a Biella. Peccato che il nuovo governo, io chiamo il governo piemontese, ormai italiano, elevò la tariffa doganale al 20%, cosa che prima non esisteva. Quindi ecco perché quando qualcuno, io ho partecipato precedentemente in provincia di Senia ad un convegno in cui si parlava di brigantaggio, quando si parlava di colonizzazione, io credo che sia una parola molto vicina ad essere reale. È chiaro che ci furono delle situazioni veramente gravi che vengono messe in risalto dagli stessi parlamentari ormai regnicoli del Regno d'Italia. Uno di questi è Giuseppe Pozzinelli. Giuseppe Pozzinelli era un grande industriale di Arpino che aveva un grandissimo lanificio ad Isola dell'Iri, tra i più grandi del Regno d'Italia. Ebbene, lui il 25 maggio 1861 rivolge un'interpellanza, perché dopo l'unità d'Italia viene eletto parlamentare, e rivolge un'interpellanza a Cavour, che era l'ultima seduta che Cavour presiedeva, perché qualche giorno dopo morirà. E si lamenta Pozzinelli dicendo: caro presidente, lei non sa che da quando sono state applicate le nuove tariffe doganali, nella media valle dell'Iri le fabbriche chiudono, c'è la disoccupazione, quindi le cose non vanno più bene. Allora che, con la sua cinica seraficità, Cavour risponde: io di quello che accade nelle vostre zone non ne so niente, so che però da quando abbiamo introdotto questa nuova tariffa doganale, i traffici al porto di Genova sono aumentati sensibilmente. Quindi se non è colonizzazione questo, non so, chiamatela voi con altro termine. Nel 1864 lo stesso Pozzinelli, che era stato uno dei più energici a volere la nuova unificazione, addirittura aveva assoldato a sue spese un contingente che aveva unito ai garibaldini, per far capire la statura del personaggio, protesta perché i nuovi governanti italiani avevano inserito l'ICI, perché signori miei, non è l'ICI, non è solo di questi o di qualche tempo fa o dei nostri giorni, esisteva già qualche tempo fa, ma avevano inserito l'ICI sui cosiddetti capannoni industriali. Io sto molto semplificando. A un certo punto però il gettito non era sufficiente, e allora che cosa si pensa il governo San Paolo? Di inserire una tassa anche sui macchinari che erano all'interno degli stabilimenti, quindi si pagava la tassa non soltanto sui capannoni ma anche sui macchinari. Ed anche qui Pozzinelli prende posizione dicendo che era una cosa ingiusta e quant'altro. Ci sono tutti i resoconti delle interpellanze parlamentari. Sapete che fine ha fatto Pozzinelli? È morto in miseria, tanto è vero che il figlio Francesco, quindi da essere questo grande industriale che aveva un'enorme capacità economica, muore in miseria, tanto che il figlio Francesco è costretto a appellarsi alla generosità di re Vittorio Emanuele III d'Italia, chiedendo un sussidio per la famiglia che non aveva più i mezzi di sussistenza.
Quindi è chiaro, insomma, quello che è accaduto nel regno delle due Sicilie. C'è stata la volontà deliberata di... il Sud non doveva intraprendere, lo diceva Bombrini, il Sud non doveva fare più imprese, il Sud doveva essere soltanto un osso da spolpare e quindi le sue ricchezze dovevano essere depredate. Ed anche questo è una cosa che sui libri di testo non troviamo. Io chiudo questo mio breve intervento, e mi scuso della frammentarietà delle fasi, ma dovendo riassumere è evidente che non si può che fare così, dando un'occhiata alla realtà. Diceva il sindaco precedentemente che noi abbiamo bisogno di lavoro. Caro sindaco, nell'alta terra di lavoro, che un tempo era la Brianza del Meridione, oggi c'è disoccupazione, c'è povertà e c'è marginalità, non soltanto sociale, ma anche culturale ed economica. Quindi il nord, quello che era il nord del sud, non esiste più, perché il miraggio dell'industrializzazione è ormai fallito. L'insediamento della Fiat qualche chilometro più giù è riuscita a colmare le lacune. Quindi il territorio che prima era agricolo non è diventato industriale, e adesso siamo in una via di mezzo tra la mancata industrializzazione e l'abbandono delle culture agricole. A mio avviso, e con questo concludo e vi ringrazio per la cortese attenzione, anche questo è un effetto nefasto di quello che molti oggi continuano con cognizione di causa a chiamare la mala unità d'Italia. Vi ringrazio.